Cari amici, sono davvero molto onorato, molto felice per poter fare questo programma oggi, questa puntata, la puntata 32esima della Dolce Vita. E per me è un onore contare con la presenza del dottore, del professore Rocco Buttiglione, a cui do il benvenuto. Allora, grazie. Dottore, grazie. Grazie per il suo tempo, grazie per essere presente. Leggere il suo curriculum, dico, non finisce uno mai. Grazie a lei, lei è un politico, professore di filosofia all'Università Libre di San Pio V, è stato segretario di Partito Popolare Italiano, fondatore di Cristiano Democratici Uniti, deputato dal 1994 al 2018, parlamentare europeo, due volte ministro. Una carriera stupenda e grazie per accompagnarci oggi in questo programma e parlare per il nostro pubblico, gli studenti di italiano, che vogliono conoscere di più la cultura italiana dai suoi protagonisti. Grazie per il suo tempo. Ecco, vorrei domandarvi, lei è nato a Gallipoli, vero? Gallipoli è una cittadina pugliese, greca. Noi siamo greci di origine, ma ormai da molto tempo la lingua greca è quasi scomparsa. È rimasta nell'interno, in alcuni villaggi. E sono nato lì. Ah, quindi ci sono posti dove ancora il greco se ne parla? Sì, ci sono 5, 6, anche più, 7, 8 villaggi nell'interno e parliamo un greco che non è il greco moderno, deriva direttamente dal greco antico. E a differenza di altre colonie greche che ci sono in Italia, i greci italiani sono arrivati nel secolo XIV scappando davanti all'invasione turca. Invece noi siamo lì fin dal secolo VII avanti Cristo. Wow, tutta una storia dietro, secolare. E non siamo ionici ateniesi come gli altri, siamo spartani. È una delle pochissime colonie che hanno un'origine spartana. Ecco, e questo rimane anche come nell'atteggiamento, con la forma di essere? Lei ha visto il film 300? Sì, certo. Ha visto tutti quei giovani alti, belli, forti, muscolosi, tutti i cugini miei. Adesso capisco dove hanno preso il cast per questo film. cioè, lei parla il dialetto? Si parla dialetto lì? C'è un dialetto dove sono rimaste molte parole greche, ma non si parla più greco. Okay. Da 100 anni forse, anche meno. Ora, lei ha fatto una carriera molto interessante, molto feconda come intellettuale. Magari possiamo partire in questa intervista domandandogli quali consigli potrebbe darci per studiare meglio, per acquisire una cultura. Guardi, penso bisogna trovare dei maestri, bisogna cercare dei bravi maestri e imparare da loro. Si impara molto più nel rapporto della vita che non semplicemente dalle lezioni. Platone, che se ne intendeva, nella sua settima lettera ha scritto che le cose di maggior valore non si scrivono sulla carta, ma si scrivono sulle anime degli uomini, in una comunicazione che passa attraverso una frequentazione quotidiana. Per capire come funziona davvero un concetto c'è bisogno di esempi. E gli esempi vengono dalla vita. Io ho imparato molto di più andando in giro con i miei maestri che non nelle lezioni. Cercatevi dei bravi maestri. Allora, in quel senso, la persona che sarebbe come un filo conduttore del suo pensiero, un'altra volta appare come la porta per arrivare a una cultura più ampia, sempre con l'incontro con le persone. Sì, perché la cultura... Scusi. La cultura non è avere letto molti libri, la cultura è avere un atteggiamento giusto davanti alla vita. Vi racconto una storia. Una volta è morto un mio collega e siamo andati tutti a casa sua per portare le condoglianze, vegliare la salma. C'era la salma lì e noi non sapevamo che fare. È arrivata una vecchietta, una zia del defunto, ha tirato fuori dalla tasca il rosario e ha cominciato a pregare. Dopo un poco tutti recitavamo il rosario. Quella donna aveva più cultura di tutti noi. Perché? Perché davanti alla morte lei aveva un atteggiamento giusto, sapeva come porsi davanti alla morte, ma non lo sapevamo.
bisogna imparare. Ecco, l'altro consiglio che voglio dare, soprattutto bisogna imparare ad imparare. Non è tanto importante le cose che impari, quanto imparare il metodo della scienza, da un lato, ma anche il metodo della vita. Bisogna essere capaci di imparare da tutti. C'è tanta saggezza contenuta nella cultura del popolo che noi intellettuali, in genere disprezziamo, sbagliamo. Bisogna stare dentro la vita del proprio popolo e imparare dalla vita del popolo. E su questo qualche consiglio, perché anche sembra come un'arte, come una cosa che più che trovare in un manuale uno può soprattutto apprezzare dall'altro, però qualche consiglio per acquistare quest'arte della vita, questo metodo della vita? Per me è stata la sede, è stata una comunità di giovani che vivevano un'amicizia orientata verso la verità dell'uomo, orientata verso la presenza di Gesù Cristo nella storia del mondo e anche nella nostra storia. Io ho imparato stando con loro. Bello. In quel senso, allora, appare questa verità dell'uomo, ma sembra che sia un tema, un punto che ci sfuga adesso, no? Si dice, tanti autori parlano di che mai l'uomo ha saputo tanto di tante cose, ma non sa di che cosa è essere uomo. Perché ci sfugge questa verità? Veda, parlo dal punto di vista di uno dell'Occidente, di un intellettuale occidentale. Noi abbiamo vissuto una grande avventura, che è l'avventura della scienza moderna. La scienza moderna nasce con Cartesio, Fermat, che inventano la geometria analitica, e con Galileo, che inventa il metodo sperimentale. Geometria analitica più metodo sperimentale è la meccanica razionale. Tutte le cose che abbiamo intorno a noi sono costruite attraverso la meccanica razionale. Scienza di Galileo è una scienza del movimento dei corpi nello spazio e nel tempo. La vecchia filosofia di Aristotele pensava che ogni cosa avesse un'anima e la cultura del popolo, condivide questa visione di Aristotele. Per i greci, ma penso anche per le culture mesoamericane, per le culture americane in generale, prima della conquista, ogni fonte aveva uno spirito, una ninfa, ogni pietra era abitata da un fauno e era capace di ascoltare la verità che è nelle cose. Noi invece abbiamo preso l'abitudine di pensare che le cose non hanno un'anima, non hanno una forma propria, non hanno una bellezza e una verità che abita al loro interno e che noi dobbiamo rispettare e dalla quale dobbiamo imparare. Abbiamo imparato a considerare tutto come corpi senza anima in movimento nello spazio. La forma che conosciamo è la forma geometrica, non è l'anima delle cose. Aristotele dice che la forma è la entelecheia e protè. Somatophysicou dunamen soen econ. Scusi la citazione greca, neanche un omaggio dei miei è la forma prima di un corpo fisico che ha vita in potenza, dove vita in potenza non vuol dire che non è vivo, vuol dire che è vivo e che continuerà a vivere, che crescerà. Questo ci è sfuggito. E allora noi siamo abituati a considerare tutte le cose soltanto come puri oggetti. E abbiamo imparato a considerare anche gli uomini come puri oggetti. Che ci servono o che non ci servono, che possiamo usare come strumenti, allo stesso modo come usiamo come strumenti tutte le cose. E allora abbiamo costruito il primato della ragione strumentale, imparare a usare le cose. Abbiamo perso un po', molto forse, la capacità di sapere, bene, possiamo usare tutte le cose, ma qual è il fine per il quale vale la pena di usare tutte le cose? Sant'Agostino distingue tra scienza e sapienza. La scienza è la capacità di usare le cose. La sapienza è la capacità di intendere cosa vale davvero la pena di desiderare. E allora, se non abbiamo la sapienza, usiamo le cose, ma nel modo sbagliato. Costruiamo un'economia, che
serve ad accumulare denaro, ma non a rendere felici gli uomini. E perdiamo la capacità di incontrare gli uomini perché anche gli uomini li consideriamo come cose. Però è possibile allora per un uomo che è stato formato già in questo desiderio di scienza e che ha perso l'orizzonte della sapienza, è possibile arrivare, non si può tornare indietro a questo No, prima di, e non si deve. non si deve, è un grande vantaggio. Senza la meccanica razionale vivremmo in un mondo molto più povero. Senza la scienza moderna, che non è solo meccanica razionale, ma la meccanica razionale è un po' l'inizio della nostra comprensione del mondo, vivremmo in un mondo molto più povero. Sa, bisogna imparare dal rapporto con le persone, per questo la filosofia non è soltanto una dottrina, è una pratica. Insegnare filosofia significa entrare in contatto con l'anima di chi ti ascolta e scoprire le verità che vuoi proporre, di nuovo insieme con chi ti ascolta. E poi la vita ci dà delle occasioni di imparare, se noi siamo attenti, se non ci lasciamo ridurre. La prima è il rapporto del bambino con la madre. Lì scopri la tua persona negli occhi di una donna che ti vuole bene. E poi lo scopri di nuovo quando ti innamori. Quando ti innamori, e questa è un'esperienza che i giovani fanno ancora, e quando ti innamori scopri un altro mondo. Il tuo centro affettivo esce da te, il tuo cuore si colloca fuori di te, nella persona amata, o magari in un posto intermedio fra te e la persona amata. E poi arrivano i figli e la tua vita diventa sempre più ricca. Noi abbiamo una visione sbagliata della libertà. Pensiamo che la libertà è fare quello che pare e piace. Però noi non sappiamo quello che veramente ci piace, non sappiamo quello che veramente dobbiamo desiderare. Lo impariamo quando usciamo da noi stessi e quando poniamo il nostro cuore fuori di noi, nel rapporto con la persona amata, con gli amici, con la mia parrocchia, con la mia città, con la mia nazione. In questo modo progressivamente nasce un popolo. L'avvenimento della fede è l'avvenimento che ti, usando tutti questi canali, però che ti insegna a non essere solo te stesso, ma ad essere parte del tuo popolo, a costruire a partire dalla cultura e dalla sapienza del tuo popolo. Papa Francesco insiste sul fatto che il popolo è un luogo teologico, non puoi pensare la teologia fuori dalla fede del popolo, ma potremmo anche dire che è un luogo filosofico. La filosofia inizia proprio con questo uscire da se stessi. Platone ha un dialogo bellissimo, che è il Simposio, e anche un altro, il Fedro, nei quali ci spiega proprio che non c'è filosofia se non c'è l'esperienza di un amore che ti tira fuori da te stesso. C'è un discorso bellissimo di Diotima nel Simposio che spiega che cos'è l'amore. E poi ce n'è un altro di Alcibiade che va ancora più a fondo. Senza amore si vive una vita alienata. Infatti, un grande filosofo tedesco, Martin Heidegger, dice che la tecnica, il mondo della tecnica è il mondo che aliena l'uomo. Se vivi solo nel mondo della tecnica, vivi una vita alienata. Non ti innamori, non sai cosa vale la pena di desiderare e muori, esci da questo mondo vuoto come ci sei entrato, perché nessun incontro lo ha riempito. Questo è molto triste, però accade molte volte, per esempio con i temi dei matrimoni. I matrimoni sono fugaci, i ragazzi, alcuni non ci vogliono neanche provare a sposarsi, cioè è vero che esiste ancora l'innamoramento, però magari già questa visione, questi occhi che sono stati abituati a vedere l'altro come oggetto, anche se provano queste cose, hanno avuto questi rapporti che lei menziona, ma sono già un po' come dire ostacolati da questa visione che non permette di percepire al di là. Qui è dove, come recuperare la speranza di che la gente o che noi possiamo percepire ancora questo soggetto. C'è un fatto. Quando io ero un ragazzo molto giovane, sono stato la prima volta negli Stati Uniti e sono stato in un college e tutti quanti andavano in giro con una spilla qui, su cui c'era scritto O A O. Ho chiesto a uno: che vuol dire O A O? E lui mi ha risposto: one and only, unica e sola. Chi porta la spilla vuol dire che c'è una ragazza ed è unica e sola. Ho chiesto ad un altro: che vuol dire O e O? E quello mi ha detto: one among others.
non one and only, ma one among others, una delle tante. Quando ti innamori, tutte e due le cose sono vere. Scommetti su questo amore. Quando incontri le prime difficoltà, che fai? Perseveri? Oppure dici, ma tanto l'amore non esiste, esiste solo il sesso, chi ama di più soffre di più, tanto andrà a finire comunque male, prima taglio meglio è. Questa è una delle grandi scelte della vita. Se scegli di perseverare, inizi un cammino che ti fa scoprire la verità del mondo. C'è bisogno di qualcuno che lo testimoni. Certo, se nella mia famiglia io vedo che mio padre e mia madre stanno assieme perché hanno paura di separarsi, ma non vivono questa scoperta della bellezza e della verità della vita nel rapporto dell'uno con l'altro, allora è difficile. C'è bisogno di gente un po' più vecchia che dia testimonianza che vale la pena. E questo porta alla testimonianza anche come una strada per arrivare a... Certo, per questo dicevo che c'è bisogno di maestri. Maestri che mi aiutano a entrare nella vita e mi danno testimonianza del fatto che vale la pena di assumere il rischio di innamorarsi. Vi ricordate San Giovanni Paolo II? Il primo messaggio che ha dato al mondo. Non abbiate paura. Ecco, io dico, non abbiate paura. Non abbiate paura di innamorarvi di una donna, di innamorarvi dei vostri amici, di innamorarvi di una comunità, del vostro popolo, della vostra nazione, della vostra arte, della vostra professione. Non abbiate paura di innamorarvi. Chi non si perde, dice il Vangelo, non si guadagna. È solo rischiando la propria vita che la si guadagna. Bello, bello, bello. Credo che siano degli spunti più precisi per trovare questo. E lei pensa che la cultura troverà un altro paradigma, così come ce l'ha avuto prima? Si è perso quando ha detto si è cambiato, è scambiato per questa visione geometrica. E sarà possibile arrivare a un'unità un'altra volta dove si trovi un valore della persona, però che sia come non di una nicchia, non di un gruppo, non di una corrente, ma che culturalmente possa arrivarci altra volta? Ma io ho avuto un grande amico che si chiamava Alberto Metolferré. Lui diceva, un grande filosofo, forse il più grande filosofo latinoamericano della seconda metà del secolo XX, lui diceva che l'America Latina ha una grande possibilità. Questo modo oggettivante di guardare il mondo è penetrato profondamente in America Latina, ma molto più nell'elite che nel popolo. Il popolo ha mantenuto una grande capacità invece di vedere la vita, una grande capacità di vedere la vita che ha pagato con la incapacità o con la ridotta capacità di padroneggiare il mondo degli oggetti, di qui il ritardo economico dell'America Latina. Lui diceva che la grande cultura barocca, alle origini dell'America Latina, era una cultura che metteva insieme la modernità, la scienza moderna e la sapienza contenuta nel messaggio cristiano, ma anche nella cultura del popolo. E pensava che il Concilio Ecumenico Vaticano II fosse l'apertura di una nuova fase nella storia dell'umanità, che passava per l'America Latina, che l'America Latina poteva costruire un modello diverso, assimilando il meglio della cultura scientifica, ma coniugandolo in una cultura della complessità, in cui sai trattare le cose come cose e gli esseri umani come esseri umani. Che bello, che bello. A quali elementi, adesso che ha fatto accenno anche alla cultura latinoamericana, eccetera, a quali degli elementi della sua postura e della sua formazione considera o ritiene più importanti o ci tiene di più? Del suo pensiero, della sua proposta, quello che ha voluto comunicare nei suoi libri, nelle sue lezioni. Quali sono i suoi elementi? Guardi, io penso la cosa più importante è un altro dei miei maestri, Don Luigi Giussani, quando ero un ragazzino, venne a fare un incontro con dei giovani a Catania, anzi, a Trecastagni, un paesetto sull'Etna sopra Catania, e lui ci commentò quel brano del Vangelo che dice, in cui Gesù promette ai suoi discepoli
la vita eterna e il centro di questa vita. E lui ci disse, lui parlava con la voce rouca perché fumava i sigari toscani come me, se voi non ve ne frega niente della vita eterna, io vi capisco, non sapete cos'è, ma è possibile che non vi freghi niente del centuplo in questa vita? 100 volte più energia nell'innamorarvi di una ragazza, nello studiare, nel prepararvi per un lavoro, nel giocare a calcio, in tutte le cose della vita. È possibile che non vi interessi vivere 100 volte di più? E gli dissi, eh sì, mi interessa, ma come si fa? Com'è possibile questo? E lui mi ha detto, vieni e segui. Vieni, partecipa alla vita, era una piccola comunità di studenti, accetta la regola di vita di questa comunità, costruita attorno alla presenza di Cristo in mezzo a noi, un'amicizia centrata sulla presenza di Cristo in mezzo a noi, e vedrai, non puoi vedere se prima non vieni. Io sono andato, ho visto e sono rimasto. E questo come ha permeato, come ha influito il suo pensiero, come si è manifestato? Quali sono le linee, le idee che ha tirato fuori di questo? Beh, la prima, quello che dicevamo prima, l'attenzione alla realtà, imparare ad imparare, considerare ogni persona come una persona, non come una cosa. È difficile, è impossibile. La gran parte delle persone che incontriamo, noi non avremo mai la possibilità di avere con loro un rapporto in cui le riconosciamo davvero fino in fondo come persone. Però provarci. E provarci con quelli più vicini, con quelli che Dio mette sul mio cammino. Più tardi, un altro grande maestro della mia storia, Karol Wojtyła, poi San Giovanni Paolo II, diceva, persona est affirmanda propter semet ipsam. La persona va affermata per se stessa. L'unico atteggiamento giusto davanti alla persona è l'amore, la passione per la vita dell'altro. Io ho sperimentato la passione di altri per la mia vita e ho imparato da loro ad appassionarmi alla vita degli altri, avere amici. L'uomo vive in una relazione. Una volta eravamo all'Università di Milano, all'Università Cattolica, e passò un corteo di femministe che gridavano «Io sono mia!» E Giussani commentò «Povere ragazze, per fortuna che non è vero, perché una vita piena è segnata dall'appartenenza, l'appartenenza nell'amore attraverso il dono di sé, non l'appartenenza nella schiavitù, perché te lo impongono, no? Una persona veramente umana appartiene a sua moglie, ai suoi figli, ai suoi amici, alla sua nazione, al suo popolo, e più sono molteplici questi legami, più vivi la passione per la vita dell'altro, più diventi uomo. Questa è la legge della vita. E poi, io sono un professore, ho letto molti libri e ho espresso questo in categorie filosofiche, ma la radice di tutto è imparare ad avere passione per la vita dell'altro e quindi per la mia vita. Non puoi avere passione per la tua vita se non hai passione per la vita dell'altro. E capire che cos'è la libertà, che non è il fare quello che pare e piace. La libertà, ecco, l'esperienza più grande di libertà che ho avuto nella mia vita è quando la mia ragazza mi ha detto di sì. E quindi la mia libertà si intreccia con la sua, la mia libertà si intreccia con quella dell'altro. La libertà è come una danza. Non questi balli moderni in cui ognuno balla da solo, quei balli che si ballavano in due, il valzer per esempio, il tango. Io propongo, lei dice di sì, poi lei prende la guida e io la seguo, poi la riprendo io e ci vuole una musica. La musica è la percezione della presenza di Dio nella vita. Impressionante, io sono senza parole. Lei ha avuto questa esperienza di contatto con Luigi Giussani, che Don Luigi Giussani, che molti adesso lo leggiamo o lo leggono o lo conoscono, però lei ha potuto essere a fianco suo. Come questa presenza, come può descrivere questa opportunità, questo dono? Era un uomo e amava la vita e mi ha fatto conoscere altri uomini,
altre cose. Parlare di Giussani, è impossibile parlare di Giussani senza parlare dei suoi amici. Giussani viveva nella relazione con i suoi amici. E io ho conosciuto Giussani, ho conosciuto i suoi amici mi hanno fatto conoscere altri amici e questo ha costruito progressivamente la mia vita. Uno di questi amici che Giussani mi ha fatto conoscere è stato Carlo Wojtyła. Bello, grazie. E tra i suoi libri, lei ha fatto tantissimi libri, e un libro è come un figlio, come, cioè, uno si mette nel farlo. Quali sarebbero tra i suoi favoriti, se è possibile dirlo, o quelli che ritiene più importanti o che gli sono piaciuti di più? Guardi, i miei libri nascono tutti dentro dei rapporti. Io, il primo che mi viene in mente è Il pensiero di Karol Wojtyła, che è stato il primo studio sulla filosofia di Karol Wojtyła, che era un grande filosofo, poi è stato anche il Papa, ma era un grande filosofo. Ed era una filosofia centrata sul tema della persona. Mi ricordo che quando gliel'ho regalato, lui mi ha detto: ma come hai fatto a scrivere un libro così grosso su di uno che ha pensato così poco come me? Aveva molto senso di umore. Un altro libro che mi è molto. Questo libro poi è legato ad altri due libri, che sono in qualche modo due libri non su Wojtyła, non sulla filosofia di Wojtyła, ma sul pensiero di Giovanni Paolo II, L'uomo e il lavoro e L'uomo e la famiglia. L'uomo e il lavoro è un grande commentario alla enciclica Laborem e Fercens. L'uomo e la famiglia è un commentario all'insegnamento di Giovanni Paolo II sulla famiglia. Un altro libro che mi è molto caro è Augusto Del Noce, Biografia di un pensiero. Augusto Del Noce è stato un altro mio grande maestro. Del Noce mi ha insegnato a essere cristiano nella modernità. Ci sono due grandi equivoci, no? Per essere cristiano, devi accettare le categorie trascendentali della modernità, che sono poi quelle del pensiero dei puri oggetti, e devi ridurre il cristianesimo all'interno della modernità, e questo è sbagliato. L'altro equivoco è che per essere cristiano devi rigettare la modernità. Augusto Del Noce, interpretando, anzi, lui era un precursore del concilio in un certo senso, ma comunque poi interpretando il messaggio del concilio, dice: no, il cristiano è nella modernità, il cristiano salva la modernità. Senza il cristiano, potrei aggiungere il barocco, la capacità di mettere insieme il pensiero dei puri oggetti e il pensiero della persona, senza questo la modernità si suicida e sbocca nei totalitarismi oppure nella religione occidentale. Una vita banale in cui l'uomo non entra mai in contatto vero con il suo cuore. Io mi ricordo quando ero ragazzino, al tempo del mio incontro con Giussani, io mi annoiavo. E la noia non era un'esperienza personale mia, era la cifra di una generazione. Il libro più importante di quella generazione era un libro di Moravia che si intitolava appunto La noia. E Giussani ci disse: se voi seguite la mia proposta, non vi prometto che non avrete dolori, soffrirete, forse anche più che se non la seguite. Non vi prometto la libertà dal dolore, vi prometto che non vi annoierete mai più, che la vita sarà un'avventura appassionante. E devo dire, a distanza di 60 anni ormai, aveva ragione, la vita è stata un'avventura appassionante. E il terzo libro che mi è caro è l'ultimo, ed è un libro in spagnolo, è il risultato del mio incontro con l'America Latina, del mio amore dell'America Latina. E Caminos hacia una teologia del pueblo e della cultura. E questo è invece in qualche modo, un tentativo di spiegare la teologia di Papa Francesco e poi di proseguire questa teologia con una riflessione sulle sfide del nostro tempo. Poi ce ne sono molti altri, ma quelli che mi vengono in mente, quelli che mi sono più cari sono questi. Bello, bello. E in questo ultimo che ha presentato, se non sbaglio, quest'anno, no? Nel 2022, all'Università di Valparaíso, lei
quali sarebbero le linee principali di quello che si può approfittare di questa teologia latinoamericana? Pensare l'avvenimento di Cristo, tenendo presenti due cose. Gesù Cristo è vissuto 2000 anni fa e bisogna essere fedeli alla tradizione della Chiesa che fa arrivare a noi il messaggio di Cristo, la presenza di Cristo. Però la presenza di Cristo avviene di nuovo oggi, avviene nella vita degli uomini di oggi. E bisogna aver presente sempre due poli per fare teologia. Uno è l'avvenimento dell'origine, l'altro è l'avvenimento nel presente. Come questo avviene oggi nella vita del mio popolo. E c'è bisogno di tutte e due, perché se tengo presente solo il secondo, corro il rischio di costruirmi un Cristo secondo la mia misura, che non è quello vero, non è quello dell'origine. Se tengo presente solo il primo punto, rischio di fare un'archeologia teologica. Pensare che per essere cristiano devo abbandonare il mio tempo, no. Tutte e due le cose sono necessarie e si illuminano a vicenda. Potremmo dire la teologia dogmatica e la teologia pastorale. Questo è il punto di partenza. L'altra cosa è che l'America Latina, che i latinoamericani devono pensare la teologia a partire dalla loro esperienza di fede. Avere il coraggio. Per molto tempo la teologia latinoamericana è stata una teologia fotocopia di quello che si diceva in Europa. Con la teologia della liberazione c'è stato un grande sforzo di pensare una teologia latinoamericana a partire dall'esperienza del popolo latinoamericano. La teologia della liberazione ha una storia lunga e complicata, ci sono state delle deviazioni, alcuni hanno scelto come strumento di comprensione della realtà sociale l'analisi marxista. Giovanni Paolo II, quando venne a Puebla, disse sì a una teologia latinoamericana, no all'analisi marxista. Il criterio della liberazione latinoamericana è la immagine cristiana della persona umana che l'evangelizzazione ha iscritto nel cuore del popolo latinoamericano. E la troviamo nella cultura popolare latinoamericana. I teologi, spesse volte, quelli europei almeno la disprezzano. Invece no, bisogna imparare da questa cultura. Questo è un primo blocco delle cose che dico nel mio libro. La seconda parte è però questa cultura popolare latinoamericana deve acquisire il pensiero di Julio Genta, il pensiero della scienza moderna. E come può avvenire questo? Questo è il campo di una ricerca che si apre. Come coniugare la conoscenza del mondo di puri oggetti, la padronanza delle tecniche che dominano il mondo, con la percezione del valore, della bellezza, del bene, soprattutto della persona umana, ma anche di tutte le cose della realtà. Pensate le due encicliche di Papa Francesco. Una è Laudato Si. L'uomo che tratta le cose come puri oggetti e non sa vedere la bellezza, la verità e il bene contenuti nelle cose, riesce a distruggere le cose e col creare un mondo che si suicida. La distruzione dell'ambiente, l'inquinamento crescente, alla fine l'esaurimento delle risorse naturali, alla fine un mondo che distrugge la vita. Per salvare la natura bisogna imparare ad amarla, a guardarla con un altro occhio, con un occhio contemplativo. Il Vangelo ci parla di Marta e di Maria, tutte e due sono essenziali, no? L'idea della cultura barocca, in fondo, è l'idea di Marta e Maria che sono sorelle e che vivono insieme scambiando l'una con l'altra. Questa è la seconda parte, diciamo così, del libro. C'è un problema anche di metodo. Qual è il metodo di un pensiero così? Come dobbiamo pensare la storia? Perché un grande difetto dei cattolici è che hanno pensato la metafisica ma non hanno pensato la storia. Come si deve pensare la storia? I greci hanno scritto la storia come storia politica, storia dei re, degli imperatori, dei generali. Karl Marx ci ha insegnato che la storia è storia del modo in cui la gente lavora e si guadagna da vivere. È storia del modo di produzione.
E pensava che, però, che la cultura fosse qualcosa successiva al modo di produzione, che fosse sovrastruttura, non importante. Max Weber ci ha insegnato che invece l'energia che l'uomo impiega nel lavoro nasce dal cuore. L'atteggiamento che l'uomo ha verso l'assoluto, la cultura, la religione, sono anche la condizione dell'economia. L'economia nasce a partire dalla energia dell'uomo e dalla autocoscienza, la coscienza che l'uomo ha di se stesso. E credo che questa sia una indicazione di metodo che dobbiamo assumere. L'energia della vita nasce dall'autocoscienza. Il cristianesimo offre un'altra autocoscienza, offre un'autocoscienza comunionale, che per la verità è anticipata in tutte le grandi culture, però sempre con la commissione di molti errori. Prendete le culture mesoamericane, no? C'è un grande studioso messicano, Miguel León Portilla, che ha portato alla luce la filosofia mesoamericana, la cultura mesoamericana, cose meravigliose e cose terribili, sacrifici umani, per esempio. Il problema è come purificare quella cultura in modo da eliminare ciò che in essa è di demoniaco e trattenere ciò che in essa invece è autenticamente umano. Il cristianesimo è il compimento di quella cultura, non è qualcosa di diverso da quella cultura, è quella cultura purificata. In questo senso, la Vergine di Guadalupe è un avvenimento fondamentale nella storia latinoamericana. L'America Latina nasce da lì. Nasce da lì perché è l'assunzione in pieno di quella cultura è una principessa mesoamericana. Però questa cultura viene assunta e contemporaneamente purificata. E questa è la sfida ancora oggi. Tra 9 anni c'è il quinto centenario dell'apparizione di Guadalupe. E lo sforzo che io vorrei fare adesso è quello di pensare questo. Il popolo lo vive nella sua devozione popolare, ma pensato, cosa vuol dire questo per la nostra visione del mondo, per la storia, per la politica, per la società? Questa sarà la linea di ricerca per lei in Su questo questo sto periodo. lavorando con i miei amici. È il Bello, nostro programma di ricerca. Il Papa ci ha incoraggiati, ci ha ricevuti, sta lanciando il giubileo, 9 anni di preparazione per celebrare il quinto centenario. wow. Perché l'America Latina non nasce nel 1492 con Cristoforo Colombo, non nasce nemmeno nel 1521 con Cortés che conquista il Messico o con Pizarro che conquista il Perù. Nasce con la riconciliazione dei vincitori e dei vinti che è resa possibile dalla presenza della Vergine di Guadalupe in Messico e di cose analoghe, perché tutta l'America Latina ha una storia mariana, c'è Luján in Argentina, c'è Aparecida in Brasile. E così nasce l'America Latina che è mestizia, è spagnola, ed è India. Totalmente d'accordo. Sì. Questa autocoscienza comunionale, se ho capito bene, questo è il criterio con cui lei può rileggere la storia o che propone come criterio per rileggere la storia e riordinarla. Esattamente, e soprattutto per leggere il presente. Abbiamo qualche libro dove lei spieghi ancora di più questa autocoscienza comunale o comune? Sì, ho scritto. L'autocoscienza comunale, veda, per andare verso il mondo della politica, è il tema del bene comune. Io non posso definire il mio bene. Non posso dire cosa è bene per me. Non posso neanche dire quello che penso se non ascolto
mia moglie possa essere separato da quello di mia moglie e dei miei figli, e più in grande da quello del mio popolo e da quello dell'umanità tutta, per cerchi concentrici che si espandono. Noi dobbiamo aiutare a costruire un'autocoscienza comunionale, contro la tendenza di oggi a costruire autocoscienze meramente individuali. L'uomo si chiude in se stesso pensando così di diventare libero. E in questo modo esce dalla vita vuoto come ci è entrato, perché non permette che nulla riempia il vuoto che è dentro l'uomo. E allora viene la noia. E insieme con la noia, quello che Pascal chiama il divertissement, lo sforzo di fare tante cose per dimenticare la noia profonda che ho dentro, che così imputridisce e diventa disperazione. Invece di essere stimolo alla ricerca, diventa disperazione. Questo va collocato dentro la storia. Abbiamo vissuto la globalizzazione, abbiamo pensato di costruire l'unità del genere umano soltanto attraverso l'economia. Quella globalizzazione è fallita. Che facciamo adesso? Torniamo indietro agli stati nazionali, costruiamo blocchi commerciali chiusi e la ricetta sicura per la guerra. Ogni blocco commerciale vorrà impadronirsi delle risorse e nasceranno di nuovo gli imperialismi, i militarismi e le guerre. Lo stiamo vedendo. C'è bisogno di una globalizzazione della cultura, di una globalizzazione dello spirito che accompagni, sorregga e anche moderi la globalizzazione dell'economia. L'economia non può camminare da sola. L'economia ha bisogno di essere contenuta dall'etica e dalla politica. C'è tutto un programma di vita con questo, è un programma di cultura, cioè, è E il completo. tentativo, questo nasce dal tentativo di accompagnare la storia della Chiesa del nostro tempo, cioè di pensare il grande messaggio di San Giovanni Paolo II, di Benedetto XVI e adesso di Papa Francesco. Molti tentano di opporre Papa Francesco a Giovanni Paolo II, non hanno capito nulla. L'uomo che in America Latina ha portato avanti il programma di Puebla, il programma che Giovanni Paolo II indica alla Chiesa latinoamericana a Puebla, è stato Jorge Mario Bergoglio. Sì, c'è una reazione adesso molto contro la sua figura e questo è all'interno della Chiesa, questo vuol dire non capire qual è il messaggio, qual è l'atteggiamento che lo guida. Un problema sono due problemi nella Chiesa. Uno sono i tradizionalisti che non conoscono la tradizione, che pensano che la tradizione è quello che si faceva quando erano bambini loro. Questo è tradizione anche questo, però è un settore piccolo della tradizione. La tradizione della Chiesa è molto più grande e si proietta verso il futuro. Non siamo le vedove di un mondo che è svanito, siamo i figli che devono costruire un altro mondo. L'altro problema sono i falsi amici del Papa, quelli che lo tirano per fargli dire cose che lui non vuole dire, che pensano una chiesa chiusa dentro una modernità che è in declino, perché la modernità, quella, è in declino. La chiesa diventa sempre più piccola in Europa, ma l'Europa diventa sempre più piccola nel mondo. E nel mondo invece la chiesa cresce e affronta nuove sfide. La Cina non è più comunista, ma non sa che cosa è in ricerca. Siamo capaci di farle una proposta? Di una cultura che sia insieme cinese, profondamente radicata nella realtà cinese, ma aperta alla universalità umana. La Cina, l'India. Si parlava del secolo americano, nel 1989, quando crolla il comunismo, c'è l'idea del secolo americano. Il secolo americano è già finito. Gli Stati Uniti non sono in grado di reggere da soli la bilancia del potere mondiale. Ci avviamo verso un nuovo mondo multipolare. Riusciremo a costruirlo? Se non ci riusciamo, è la guerra. Ecco, il tema della pace diventa un altro tema fondamentale sul quale riflettere. E dentro questo, America Latina? Qual è la parola che America Latina è in grado di dire nel mondo? E lei vede che ci sono già risposte, già ci sono per protagonisti di questa risposta, tra cui il Papa Francesco.
Papa Francesco lancia questa domanda, non risponde, non tocca a lui rispondere, sono gli uomini, no? Però ci aiuta a pensare questi problemi e ci dice un metodo. Il metodo è la Chiesa in uscita e il discepolo missionario. Il discepolo, chi è il discepolo missionario? È uno che ha una personalità culturale e che quindi che crea comunità, che quando incontra l'altro, il diverso, invece di difendersi e di ucciderlo, è capace di parlargli. E la Chiesa in uscita è una Chiesa che non sta chiusa nei suoi tempi aspettando che il mondo vada da lei. Il mondo non andrà da lei. Io non sarei cattolico se non avessi incontrato una Chiesa in uscita che era Don Giussani, che è venuto lui da me e mi ha coinvolto. Ecco, il metodo è la Chiesa in uscita ed è il discepolo missionario. È questa capacità di incontrare l'altro in un modo amichevole. Noi, un grande filosofo della modernità, forse il più grande, Hegel, spiega come nasce la comunità umana a partire dallo scontro tra lo schiavo e il padrone. Chi vince lo scontro è il padrone, l'altro fa lo schiavo. Questo crea un certo tipo di unità, ma è un'unità non vera, non umana, fragile. Un grande filosofo molto amato da Papa Francesco, Gaston Fessard, ha scritto un libro in cui dice: no, questa è una modalità di incontro dell'uomo con l'uomo, ce ne sono delle altre, non le spiego tutte, una sola, l'incontro dell'uomo e la donna. Torniamo al fenomeno dell'innamoramento studiato da Giovanni Paolo II, no, da Carlo Wojtyła in un libro prezioso, Amore e responsabilità. L'incontro dell'uomo con la donna è diverso, perché? Non posso impadronirmi di una donna, la posso violentare, ma non è quello che il mio cuore veramente desidera. Per poter possedere, devo prima rispettare, devo ammirare, devo uscire da me. E questo vale, è un modello che non vale solo per l'incontro tra l'uomo e la donna, vale anche per l'incontro fra uomo e uomo, una volta che è interiorizzato ed è assunto. E la vita nostra corre sempre tra questi due modelli. L'unità imposta con la forza, che poi si dissolve e genera guerra, oppure l'unità costruita attraverso l'amore. Non a caso San Paolo VI parlava della nuova civiltà dell'amore e anche lui guardava con grande speranza l'America Latina. Lei pensa che in questa conoscenza del mondo che lei diceva di questo riconoscimento del presente, del mondo che ci circonda, lei trova che c'è un punto di inflessione, siamo già arrivati, la crisi andrà più profonda o sta germogliando una speranza di ricostruzione? Tutte e due le cose. Ci sono elementi che fanno pensare a un approfondimento della crisi e ci sono elementi di speranza. Il futuro è nelle nostre mani. Una cosa su cui ho lavorato molto è proprio questa. Noi siamo abituati a pensare che la storia abbia un corso necessario. Non è vero. La storia è affidata nelle mani degli uomini. Molto dipende da noi, non tutto, perché noi lavoriamo sulla base dei materiali che la storia già ci consegna. Ma questi materiali non prefigurano il corso futuro della storia. La storia è il luogo in cui si incontra la libertà dell'uomo e la libertà di Dio. Bene. Finalmente, grazie davvero per il suo tempo, dottore. Se noi fossimo, se mi permette, in questa stessa dinamica che lei ha parlato dell'incontro, della vicinanza, se noi fossimo parte della sua famiglia, tipo figli, nipoti, quali sarebbero i consigli più importanti per colui che l'ascolta adesso e che lo vedranno su YouTube? Quali sono i consigli che vorrebbe lasciare? Penso che li ho già dati. Quello fondamentale è quello di Giovanni Paolo II: non avere paura, non avere paura, incontrare la realtà con un istinto originario di simpatia. Anche gli avversari, ho sempre cercato di essere amico dei miei avversari, perché l'altro, anche chi sbaglia, ha qualche motivo per sbagliare, ha visto una verità, la afferma e la afferma in un modo sbagliato perché la oppone ad altre verità. Non lo convincerai mai. Se
se non riconosci la sua verità. E se non ti dimostri che nella prospettiva che proponi tu, nella prospettiva cristiana della vita, la sua verità è riconosciuta ed è valorizzata più di quello che lui riesce a pensare all'interno del suo orizzonte presente. Questo è il metodo del dialogo, il dialogo come metodo della vita. Ho un nipote che si chiama come me, si chiama Rocco. Adesso si è innamorato, ha 19 anni e si è innamorato per la prima volta. Io gli ho detto, prima di tutto, abbi fiducia in quello che senti, non avere paura di essere innamorato. Secondo, devi rispettare la differenza dell'altro. Gli ho detto, guarda che le donne hanno sempre ragione, specialmente quando hanno torto. Non metterti a questionare, cerca di capire quello che gli dice e perché lo dice. E poi cerca di dire le tue ragioni, ma in modo che siano ragioni comuni, che siano formulate dentro il rapporto. E abbi fiducia nell'amore. Bello. Vedo che lei ha colto questo del paradosso che il Vangelo propone, come quando lui diceva che la vita solo quando si perde si ritrova, e così hanno ragione quando hanno torto, ha detto adesso, e questo. Anche quando hanno torto, hanno sempre un aspetto di ragione. Inizia col valorizzare la ragione che hanno. Don Giussani mi raccontava una volta che quando lui era un seminarista e faceva filosofia al liceo, aveva un professore che spiegava tutta la filosofia moderna, Descartes, Leibniz, Spinoza, Kant, Hegel, facendo l'elenco degli errori di queste filosofie. E lui si alzava, Giussani, ogni volta e poneva sempre la stessa domanda. Ma com'è possibile che un uomo come questo, che notoriamente è uno dei geni maggiori della sua epoca, non abbia visto degli errori così evidenti come quelli che lei ci spiega? Non vede alcune verità, commette degli errori, perché afferma qualcosa che ha scoperto e devi prima riconoscere la sua verità e a partire dal positivo che poi puoi aiutarlo a riconoscere i suoi errori. Ecco, una simpatia originaria anche per gli avversari. Grazie, grazie per tutti questi consigli. Io davvero devo dire, prima di tutto, dargli la mia, riconoscere la mia ammirazione per il suo lavoro, per i suoi libri, per quello che da quando ho studiato filosofia ho letto e scritto da lei. Ammirazione Grazie. immeritata. Io ho una grande fortuna, ho avuto grandi maestri. E un unico merito, che poi non è un merito, ho buona memoria. Quello che ho imparato, ripeto. Ma grazie, grazie per il suo tempo e soprattutto per questi consigli che io devo, quando questo sia, venga caricato su YouTube, vederlo e rileggerlo e rifletterlo ancora perché apre delle strade sicuramente di vita. Grazie per il suo tempo, grazie per parlare con i nostri ascoltatori Grazie a voi di avermi invitato. e gli auguriamo tantissimi bene. Grazie, a presto. Grazie, a presto, arrivederci. Arrivederci. Cari amici, grazie a tutti voi per l'ascolto, per accompagnarci questo giorno. Io rimango così, sono sulle nuvole, perché davvero ho letto opere di questo autore, Rocco Buttiglione, in alcune opportunità durante la mia formazione come filosofo, e per me poter parlare direttamente con lui è come un sogno, è fatto realtà. Sono molto molto felice, sono ringraziato con Dio per avere questa opportunità, questo programma della Dolce Vita che mi permette di essere in contatto con queste persone. Davvero spero che abbiate goduto come l'ho fatto io di questa opportunità e vi aspettiamo alla prossima. Sono Gustavo Martinez, questa è stata la puntata 32esima della Dolce Vita. A presto.